Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di banda. Ciao ragazzi! Non del Duca che non c'è. No! E di Ale. Ciao a tutti! Che stavolta c'è plot twist. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, direttamente dal lago di Como. Sì, sono settimane un po' complesse, ci sono anche delle ferie di mezzo, una roba e l'altra, quindi purtroppo nell'ultimo mese siamo riusciti a esserci tutti quanti soltanto una volta settimana scorsa. Oggi purtroppo manca il Duca che però ci porterà, come promesso, la seconda parte del suo intervento gigantesco su The Witcher Old World, che è un gioco, ripeto, che ha tantissimo contenuto e andava sviscerato in un doppio intervento. Sì, credo che potresti fare un micro intervento di 10 minuti su ogni singola espansione, perché sì, roba... se tu ti mettessi a decostruire il gioco e a guardare per ogni singola espansione anche solo un intervento su quanto tematica è, unendo diciamo la meccanica, la narrativa, eccetera eccetera, potessi andare avanti un mese a parlare solo di quello. È veramente un'opera gigantesca. Stiamo parlando chiaramente dell'all-in fatto per i Baker. Però se invece vi interessa il gioco base, potete tranquillamente andare a risentire quello quanto detto settimana scorsa da Mac, perché quello dovrebbe riuscire a bastarvi. Sì. È chiaro che non sono in tanti a poter avere la possibilità di giocare tutto il gigante, però so di per certo che se andate sul sito della Pendragon in prossime uscite trovate anche le espansioni che stanno per arrivare, ma Mac sicuramente vi ragguaglierà. Per cui potete farvi, come dire, un bel giro e capire un attimo come orientarvi in un mondo piuttosto complesso che è quello di Witcher Old World. Ale, cosa stai studiando? Sto guardando la campagna di ciò che, di cui parleremo adesso, perché ho controllato Ice Makes, un po' di roba. Esatto. Ma niente, non spoileriamo perché arriverà tra una decina di minuti questa cosa qua e sarà una cosa davvero davvero molto interessante. Nel frattempo io ricordo a tutti quanti quelli che si sono iscritti alla cena del 18 di arrivare a circa le 8, perché prima più che altro rischiate di non trovare noi, e in teoria l'anno scorso era tutto pronto, quindi anche chi è arrivato prima non ha avuto grossi problemi prima di noi. Poi quando arriviamo noi comunque vi spieghiamo tutto eccetera, anche perché se arrivate prima siete da soli contro quelli che giocano a canasta. Esatto. E rischiate che vi odiano perché andate a fare casino in un posto tranquillo in cui solitamente si gioca a giochi rispettabili e si bestemmia tutto il tempo. Quindi dobbiamo soverchiarli con i numeri, dobbiamo arrivare tutti assieme. Dobbiamo zergare praticamente, quindi niente panico se non siamo ancora arrivati, noi stiamo arrivando, sperando che faccia un tempo un po' più degno di questi giorni dove fa veramente freddo. Da qua un mese, figurati, speriamo. Ci saranno 36 gradi. La bellezza della pianura padana, ragazzi, un'umidità del 90% a qualunque temperatura. E ci sono, al momento di registrare, ci sono ancora una manciatina di posti. Io non so se sono già tutti esauriti nel momento in cui uscirà questo episodio. Probabilmente sì, però se siete interessati provate a mandarci una mail a dunwichbearsclub@gmail.com e chiedere se c'è ancora posto. Questo episodio uscirà il 2 maggio. Immagino che sarà un po' difficile. Però, vabbè, ripeto, se avete voglia di provare, mandate una mail e chissà, magari qualche posticino c'è o magari una rinuncia dell'ultimo secondo, chi lo sa. Le regole sono molto semplici, comunque vi spieghiamo tutto se ci mandate una mail e ci dite che voglio partecipare, è ancora possibile, vi rispondiamo e facciamo sapere tutto. E ovviamente il core, lo zoccolo duro dei nostri Patreon ha riempito praticamente tutti i 50 posti. A proposito, ci sono nuovi Patreon anche questa settimana. Tommaso Ceglia è l'unico, ma non è un nome che mi giunge. Tommaso Roberto Ceglia, sono quelli di Downtown Games. Sì, ma Revenant, Verrix. Quelli di Verrix. Sì, Tommaso Ceglia è arrivato lui? Senza naso, col cappello da cowboy. Sì, secondo me ha cambiato nome perché, dato che ha già vinto nelle lotterie, credo 6 o 7 giochi, come il goal di Fallout. Lui e Maurizio, quando c'era, vinceva sempre. È un duopolio ormai, tutti i nostri giochi sono andati o a Ceglia o a Maurizio. O Maurizio, per fortuna, almeno nel caso di Maurizio, i giochi sono messi a disposizione poi nella fantastica... La palazzina. La palazzina, grandissima. Che ne sai di Tommaso dove li mette a disposizione? Tommaso non lo so, però so che quelli vinti da Maurizio sono
praticamente certo sono tutti a disposizione presso il mitico agriturismo La Palazzina di Ciagnano, vicino a Bologna, Auzzano dell'Emilia, dove ricordiamo l'8 e il 9 di giugno ci sarà la mitica SinequaCon. Saremo presenti Mac e Banda sicuramente dall'inizio alla fine. Io arriverò a un certo punto e andrò via a un certo punto. Pronto per infilarti al tavolo di Sideral Confluence. Ale, invece tu cosa fai? Non ci sarò. Sì, ma tu fai un altro evento però. Io sono la settimana prima, cioè il 2 giugno, sarò a San Giovanni Lupatoto per San Gioco. Esatto, e quindi abbiamo spalmato un po' le nostre presenze in questo modo, posto che io la SinequaCon non sono andato l'anno scorso, mi sono mangiato le mani per mesi e adesso... Ma sono già esauriti i posti della SinequaCon? Ne rimangono una manciata anche lì. Vabbè, sì, soprattutto per la domenica, perché il sabato credo sia full, mentre... Il punto è, quando ascolterete questo intervento il 2 maggio, sicuramente, sì. Guarda, credo che qualche posto sarà disponibile per la domenica. Ecco, purtroppo abbiamo dovuto spostare anche il giorno della registrazione perché ci sono le ferie di mezzo, mie di Mac soprattutto, e anche Banda credo vada via. Yes. Ale invece chino sul fatturato, sempre... Sempre. Bisogna portare a casa il pane. Esatto. Per cui questa è la situazione. Quindi stiamo registrando piuttosto presto anche rispetto ai nostri standard che, ripeto, per chi non lo sapesse o fosse curioso, di solito arriviamo a registrare una settimana esatta prima dell'uscita dell'episodio vero e proprio. Questa settimana facciamo una piccola eccezione e facciamo praticamente quasi tutto l'intervento live, perché poi in coda ci sarà l'intervento di Banda e quello di Mac. Allora, quindi un saluto ai Patreon, se volete anche voi far parte della grandissima community patreon.com/thewitchbuyersclub, andate lì e vi vedete un po' quali sono le opzioni. Spoiler, sono tutte robe abbastanza poco impattanti nel vostro portafoglio, soprattutto per i tempi che corrono, in cui praticamente senza 10 euro in tasca non puoi neanche andare al panettiere. E per cui andate lì e unitevi ai 200 e rotti Patreon che ci supportano ogni mese. Detto questo, andiamo avanti perché volevo... e chiaramente un'altra raccomandazione. Se invece non avete voglia di contribuire come Patreon, eccetera, o ascoltate solo occasionalmente il podcast e chi se ne frega, va benissimo così. Però magari lasciare un 5 stelle sulla vostra piattaforma di podcasting preferito aiuta comunque l'algoritmo, ci aiuta in ogni caso e è un, come dire, un token di apprezzamento che non vi costa niente. È un cadeau che ci fate, che non vi costa nulla, ma che a noi fa la differenza. E che ci fa superare qualche podcast di Radio 2, magari, esatto, che non guasta. Ricordo ancora la prima volta che abbiamo superato Fabio Volo. È successo. Mac ha sbocciato per una settimana. È successo tipo un giorno, ma me lo ricordo ancora. Allora, andiamo invece a vedere che cosa succede dal punto di vista dello sponsor. È uno zufolo purtroppo senza il Duca, ma ho un piccolo, come dire, un piccolo souvenir del Duca anche in questo sponsor che stiamo per lanciare. 3, 2, 1. Zufolo! Il sito magicmerchant.it è sponsor di questa trasmissione. E come sempre vi offriamo uno sconto del 20% sulla categoria DBC Special dentro la categoria giochi da tavolo dentro il sito magicmerchant.it. Potete trovare la lista dei giochi dentro a questa pagina dedicata e tutto quello che c'è dentro è passibile con l'inserimento di un codice di sconto che adesso vediamo del 20%. In pratica lo trovate a meno soldi che su Vinted, perché ultimamente... È veramente la fossa dei leoni, il buon Vinted. Chiaramente, ripeto, su magicmerchant.it la spedizione parte dai 39 euro, o dai 40, più o meno siamo lì. Vabbè. Comunque, fate i vostri... Non formalizziamoci conti. Per un euro. Per un euro. Di prima. Esatto. Che invece, lì abbiamo che se non gli avessimo dato il 21esimo euro si sarebbe incatenato il cancello. Lo sai che il Duca si è molto lamentato dell'episodio verità del pizzaiolo che ci suona mentre registriamo il podcast? Sì, c'ero anch'io. Ma si è lamentato lui per primo? Esatto. Vabbè. A me non dispiacciono quelle robe lì. A te non ti piace il podcast verità? No, preferisci la roba più pulitina? Nel senso, ci sta una volta, per me è successo tipo 5 volte, quindi... Va bene, comunque... ma non era voluto, era veramente verità. Si chiama verità per quello, fosse stato costruito non sarebbe stato verità. Comunque, in onore del Duca che non c'è, cioè non c'è fisicamente, anche se appunto c'è l'intervento in coda, abbiamo costruito questo DBC20 che è iniziato stamattina, giovedì 2 maggio, e arriverà fino più o meno alle 11 di sera di mercoledì prossimo, e il codice è
DBC20 denti d'oro. Eccolo lì. Allora, con l'apostrofo? No. No. DBC20, 20 in numero, denti d'oro, tutto attaccato, senza apostrofo, tutto maiuscolo, DBC20 denti d'oro. Allora, denti d'oro che faremo con Grifondoro. Sì, comunque, ma non c'entra niente. Comunque questo senza apostrofo. Senza apostrofo, denti d'oro, tutto attaccato, DBC20, denti d'oro, tutto attaccato, senza niente, senza nessun segno di interpunzione, no. E tutto maiuscolo, e vi arriva il potente calcolatore soggiacente al sito magicmerchant.it, calcola automaticamente il 20% di sconto e vi aiuterà a vi permette di avere questo. Sai che l'enorme calcolatore dietro al sito di magicmerchant.it si chiama Paolo Chiori? No. Mi sembra come il super calcolatore dietro ai negozi di Amazon senza casse. Non so se avete sentito come funziona. Ah, sì, che in realtà c'erano 1000 indiani che guardavano con una telecamera quello che buttava dentro la gente e manualmente aggiornava un carrello e poi gli servivano il conto, solo che questo modello è risultato leggermente antieconomico e quindi non l'hanno più potuto portare avanti. Ecco, devo dire che fra le novità listate dal Munifico questa settimana non c'è tantissima roba. Secondo me le case dacci qualcosa su cui ragionare, allora, su cui sparlare. Secondo me le case si stanno un attimo, come dire, preparando per play, ovviamente non è che buttano fuori una novità una settimana prima di play. Comunque, per esempio, uno dei party game più belli che ho provato negli ultimi anni, l'ho provato a Essen, si chiama Hughes and Cues. Non so perché hanno ottenuto il titolo inglese, che è piuttosto difficile, perché Hughes è scritto H-U-E-S and Cues. Sarebbero consigli e indizi? No, Hughes and Cues vuol dire è una specie di party game giocato sull'associazione tra colori e concetti. Ah, okay. Si gioca su un'enorme griglia di gradiente, cioè che va tutti i colori. Diciamo che sfumano l'uno nell'altro. Non è tipo Pantone, ti ricordi? Sì, tipo Pantone, okay. Ma un po'... molto ben riuscito, secondo me, divertente, perfetto per le associazioni, perfetto per gli eventi. Devo dire la verità, io mi sono molto divertito quella volta a Essen, poi non l'ho più visto sto gioco, adesso dal nulla compare fra le novità in arrivo appunto dal Munifico. Mac cosa penserebbe dei piccioni? Non lo so, però si chiama proprio piccioni e Ale, posso dire che non l'avrei nominata sta roba, perché mi sembra una cosa veramente incredibile. È un gioco di carte ironico di... Ah, tambù. Ma potrebbe averlo fatto Frise, che non comincia con la F? No, Frise ha già dato con i fagiani. Ficcioni. E ci sono tutta una serie di party game più o meno light, che adesso non è che sto tanto a dire. Poi c'è Barrio e Coney, il mitico... Coney è il proprio. Allora, sarebbe cioè, ragazzo, Coney, sì, come Coney Island, solo che in Veneto, siccome è un gioco che ha come protagonisti i conigli, se tu lo leggi alla veneta viene detto Coney, che vuol dire conigli in veneto, quindi fa super ridere. Coincidenze? Io non credo. Poi vabbè, Coney. Invece, parlando un attimo di titoli di altro peso, abbiamo ovviamente nella hotness, perché c'è questa cosa mutuata da BGG, nello splendido layout di Magic Merchant. Esatto, i titoli del momento, grazie Ale, come solito... Ho fatto un complimento. Sì, certo, sicuramente. Abbiamo Pagan, Sky Team, Senjutsu, l'espansione di Hit... White Castle ancora, Nemesis, perché sta arrivando la ristampa, arriva grandissima richiesta, più che altro perché su Vinted era decollato da 35 era arrivato tipo a 80 euro, è tipo la criptovaluta, ormai era un bene rifugio. Sì. E ho visto era l'oro di Black Friday. Esatto. E l'ultima nota la faccio sul discorso di Planet Unknown, sì, che ho scoperto chiaramente 2 giorni dopo essere... Che è uscito in italiano per prendere con Pianeti Sconosciuti. Ma te l'avevo detto io. Si chiama Pianeti Sconosciuti, il costo non è banale perché comunque non si parla della... C'è stata una lunga discussione fatta anche con un... mi sembra Giubergia. Sull'uscita italiana. Allora, l'uscita italiana comunque prevede 2 step. Lo dico come completamento anche all'intervento di 2 settimane fa. Allora, c'è la versione base da 70 bombarde e la versione deluxe da 100 euro più o meno. Allora, ok, il gioco ha tantissima roba già anche nella versione base, però è quei 20 pezzi in più, sono 30 euro in più, di fatto sono componentistica. Sì. E la cosa più importante in un gioco che si basa tantissimo sulle track
in cui hai, tu hai i cubetti che salgono man mano che fai i turni, l'accoppiato è fondamentale. L'accoppiato vuol dire i due cartoncini, sì, certo. Il double layer, no, il double layer, il double, sì, layer, sì, in cui tu in cui il cubetto alla si site, incastra, alla site, ecco, okay. Sembrano ovviamente dei dettagli iper nerd, lo so, chi non è magari avvezzo tanto a questto podcast, però quella roba lì fa tanta differenza. Chiedete a quelli che giocano a Terraforming Mars con le planche nuove e quelle vecchie. Esatto. Ma immaginate di avere un portafoglio e di doverci mettere dentro il banco, mettere una rete di taschini, più o meno la sensazione è quella. Ecco, quindi 30 bombe, secondo me, se il gioco, che ripeto, rimane una specie, è un enorme piazzamento polimini su mappa bidimensionale, vi ispira e vi piace il tema con tutte le cose che vi ho detto due settimane fa, potreste pensare di farvi un regalo e magari trovarlo a Modena appena uscito, magari in sconto fiera senza pagare senza pagare la spedizione. Potrebbe essere un'idea provare a vedere se lo trovate a Modena in versione deluxe. E su Magic Merchant c'è scritto maggio 2024, poi vediamo cosa succede. Detto questo, il gioco veramente ha tantissima roba dentro, a livello di varietà, a livello di combo che potete fare, a livello proprio durante la fase di setup. Combo! Tra l'altro, cioè, è già in top 100 da diversi, sì, mesi, eh? Sai, per un gioco non nature, sì, anche perché tra, ripeto, abbiamo cioè, Emerge, tra l'altro, prossime uscite abbiamo Emerge della Pandasaurus, sì, Biomas, titolo nature, Biomas, titolo nature, poi c'è, aspetta, beh, anche Conei è un titolo nerd. Conei, c'è Islet, tutti animali, natura, animali, natura, animali, forest. Se un giorno, non sentirete un episodio del DBC senza alcun intervento, sostanzialmente saremo entrati definitivamente nell'era mono nature. Mono forest. Mono nature, sì. Esatto. Allora abbiamo, beh, direi che possiamo chiudere qui. Ricordatevi, DBC20 denti d'oro, tutto attaccato, senza apostrofo, tutto maiuscolo, per ricevere il 20% sulla categoria DBC Special. Non vado a elencarvi i giochi perché tanto più o meno adesso non abbiamo avuto tante occasioni di cambiarli. Entreranno fra 10 giorni rispetto a quando, sì, registriamo, ecco, quindi sono passabili di mezzo. Ale, ti do in diretta questa cosa. Dimmi. Puoi, visto che io sarò via, okay, puoi aggiornare tu la categoria? Va bene. Ok, d'accordo. Non superare i 12 titoli. No, vabbè. Altro non ti dico. Ne metto solo due. Sarò proprio. No, però due novità top. Due li togli, sì, esatto, sicuro, e due li metti. Esatto. Per cui attenzione, più o meno a cavallo tra mercoledì e giovedì, Ale ha messo le mani su questa categoria. Poi di lì ha hackerato la categoria. Come al solito, non si parla di questi giochi perché non sappiamo, continuano a cambiare. Sì. E non sono come le scale di Hogwarts, a loro piace cambiare. E non sono nemmeno basati sui nostri interventi. E il DBC20 farà l'80% di sconto. Sì. No? Vabbè, guarda, poi viene la pulizia del munifico. Poi li fa pagare me, poi. Esatto. Va bene. Ecco, questo è quanto. 3, 2, 1. Zufolo! Bene, arriviamo adesso all'episodio vero e proprio di oggi, a quelli che sono i contenuti. Salutiamo Pallozzi che ci lascia. Io devo dire che aspettavo questo intervento con una trepidazione incredibile, non vedo l'ora di parlarne. Poi ci sarà lo stato dell'arte di Lorcana con Banda, con tutti gli aggiornamenti, le cose da sapere fondamentali nel marasma di informazioni che ci sono, e poi in coda l'intervento del Duca. Ma adesso, Ale, è il momento di Eila e Something Shiny. Allora, introduciamo il gioco, sì, contestualizziamolo. Allora, Eila and Something Shiny è un gioco solitario che nasce come sulla piattaforma Kickstarter nel luglio del 2020 da parte della Ice Makes, questa casa di Hong Kong. Esatto. Che ha appunto realizzato questo titolo in piena fase Covid, perché alla fine si parlava appunto del periodo in cui eravamo tutti quasi segregati in casa. Pieno periodo Covid, ha realizzato questo solitario. Si tratta di un solitario all'apparenza estremamente puccioso, se vi fermate semplicemente la grafica di copertina, che vi mette nei panni di una coniglietta, di Eila. E possiamo anche citare Leo, direi. Possiamo anche citare Leo, volendo. Sì. No. Ma vabbè, facciamo Eila. Ecco, Eila inizia la sua avventura seduta ai piedi di un albero. Il suo miglior amico. E diciamo richiamata all'avventura da qualcosa di brillante che vede su una collina in lontananza.
Da questo momento in poi parte un'avventura divisa in 5 capitoli che vedrà la coniglietta Ayla affrontare letteralmente la qualunque. La particolarità del gioco, senza andare a spoilerare poi quelli che sono i contenuti narrativi, perché non si possono ovviamente dire, è tutto quanto un enorme gioco a bivi in cui voi dovete fare delle scelte, alcune molto sofferte, altre invece più che sembrano molto più giocose, che vi permetteranno di scoprire la storia di questa coniglietta, soprattutto quale sarà il suo fato. E l'altra particolarità di Ayla è che in realtà il mondo che appare così ammiccante quando vi fermate a leggere le striscioline di introduzione o di fine capitolo, ma soprattutto il tutorial, il capitolo 1, esatto, vi portano per mano in un mondo comunque dove è tutto bello, luminoso, scintillante, divertente, un sacco di amici, un sacco di creature che sembrano amichevoli, e che in realtà nasconde sotto di sé quello stesso strato di ironica depravazione che c'era in Made in Abyss, ad esempio il mondo di Carol, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, sì, ok, c'è il cappellaio matto, che è questa creatura che alla fine cerca di giocare, ok, con i suoi ospiti, ma in realtà nasconde un disagio profondo, ok, c'è lo stregatto sempre col sorriso stampato in faccia. Ecco, in Ayla questa cosa, anche ovviamente però edulcorata rispetto a quella di Carol, che è molto più profonda e legata più che altro a delle turbe psichiche, certo, che aveva lui tra l'altro, probabilmente, e che in realtà, diciamo, però lo richiama in tanti momenti, lo richiama soprattutto, e ne abbiamo parlato sia quando l'abbiamo introdotto brevemente qualche episodio fa, sia quando ne ho parlato durante una diretta con gli amici della Tana dei Goblin. E ti mette di fronte veramente a scelte molto dure, perché affronta temi particolarmente dolorosi. Allora, io dico, non ho mai visto, cioè io, allora, in 35 anni di gaming non ho mai visto una cosa così, cioè non ho mai affrontato un viaggio come quello di Ayla, perché da giocatori lo affrontate voi. Chiaramente il gioco è un 1+, cioè voi proprio sulle regole c'è scritto, sì, sì, se voi volete giocare in più persone potete farlo, prendete le decisioni, certo, insieme, ma di fatto è un che sta giocando ce n'è uno solo. Esatto. Io non ho mai visto un gioco che fa questa cosa che sto per dire, tanto che gli è addirittura, cioè è un problema, perché io non ho mai visto un gioco che inizia in un modo e finisce in un altro modo come Ayla and Something Shiny. È una cosa sconcertante e secondo me è fatta apposta, nel senso che tu nell'episodio 0, che è il tutorial, e nell'episodio 1 ti fai un'idea e il gioco ti approccia in un modo molto coccoloso, cioè lui ti dice ok, adesso tu vai a prendere la carotina e poi ti riposi sotto, ti fai un pisolino sotto l'albero, vuoi fare un'avventura, puoi decidere di rimanere lì a mangiare, oppure il peggio che ti può succedere è perderti un attimo nel bosco, poi succedono, c'è cioè il tipo che è ti il tutorial, ragazzi, è proprio il tutorial, sì, non è spoiler, succede la terza carta e poi a un certo punto il gioco comincia a schiudersi. E man mano che il gioco vi porta dentro questa cosa, cioè vi porta verso questa cosa brillante sulla cima della montagna che si vede sulla copertina, ok, quindi non è spoiler. E voi siete messi dentro un tritacarne di emozioni, decisioni sofferte, narrativa emergente in cui quello che succede vivete la storia in un modo così viscerale che io onestamente faccio fatica a descrivere. La cosa eccezionale di Ayla and Something Shiny, e lo dico sempre, non è un aggettivo che uso a caso, ma questo gioco è eccezionale perché prende dei piccoli elementi già visti in tanti board game e in tante avventure, anche nei libro game, in altri giochi visti d'avventura, visti, non so, Spy's End, eccetera. Prende dei piccoli elementi di gestionale, dei piccoli elementi di combat
dalle avventure simili di ruolo, dai dungeon crawler. Una gestione di risorse che è fatta benissimo. Una gestione di risorse fatta benissimo e li mette insieme in una cosa che è 10 volte più la somma di questi singoli elementi. Se noi vi descriviamo come avviene la gestione di risorse, voi dite, ascolta Jack, vabbè, sta roba qua, giocala con tua figlia, vai. Ma quando vi trovate late game, al quarto o il quinto capitolo, la gestione delle risorse è la gestione delle risorse stessa che racconta la storia. Dovrei fare uno spoiler clamoroso. Io ho i penotti, cioè ho la pelle d'oca a ripensare a certi momenti che ho vissuto dentro Ayla. E anche qui devo dare una precisazione, assolutamente uno spoiler. Non sto parlando del fatto che il gioco è, come dire, un arzigogolo artistico e mi ha colpito in quanto è, come dire, questa astrazione che ti fa pensare, oppure dall'altro lato è un gioco che si basa sullo shock value, su cose scioccanti alla Made in Abyss, dove tu da spettatore dici ma madonna mia, cioè è tutto relativamente conseguenziale, cioè non succedono delle cose terrificanti a caso, ok? No. È tutto lì, cioè poi incontri una creatura, succede una cosa, fai delle scelte che non capisci bene che cosa succederà. In realtà poi tutto questo ammasso di cose che sono state messe dentro lavora talmente bene insieme, talmente in sinergia, per cui tu alla fine cioè vai a letto e stai sveglio a pensare a quello che è successo, ma stai sveglio tutta la notte, cioè dopo l'ultima sei io ero svuotato, non avevo più niente da dare. Non è Giorgi che finisce dentro le fogne con It, esatto, con i palloncini che svolazzano, ragazzi. Non stiamo parlando di questa roba. È una qua. Discesa consapevole fatta di decisioni che si cerca di fare nel modo più coerente possibile. E tutto quello che accade ha una ragione ed è tutto molto ben contestualizzato. Cioè, non c'è quella roba assurda che ti, come dire, che ti butta via perché c'è dello shock value, perché l'autore ha voluto darti una bastonata sui denti. L'autore ti dà, cioè la cosa incredibile è che tu anche, per esempio, i fumetti di raccordo fra un'avventura e l'altra, se letti, ci sono tra l'altro delle strisce, sono letteralmente delle strisce, ci sono tre parole ogni striscia, la lettura di questi piccoli fumetti richiede all'incirca un minuto, esatto, ok? Se tu ne prendi uno e lo guardi, dici ma cos'è sta roba? Cioè, nel senso, è una roba per bambini, ma neanche il Gruffalò. Anche perché è disegnato con questo stile che è quasi pastello, molto un po' come degli schizzi. Esatto. E ci sono pochissime parole. Quando tu però finisci un capitolo e leggi ste quattro paginette, come hanno dire, un peso specifico. Hanno un peso specifico mostruoso, perché tu arrivi da un'esperienza che è anche molto difficile, proprio da gamer. Si farà iper fatica a passare i singoli capitoli del primo tentativo. Direi che il quarto e il quinto è praticamente impossibile. Vorrei fare una precisazione, perché magari la gente potrebbe pensare che è un gioco horror, cioè come l'abbiamo presentato. No. Allora, se avete visto Inside Out, ok? In Inside Out la storia che muove questa bambina che cambia casa, si va a trasferire con i genitori, c'è il suo desiderio di tornare con la sua sala di hockey, c'è proprio la... il disagio che questa bambina prova nell'essere strappata dalla sua vita e messa dentro un contesto che è comunque quello della sua famiglia, che è comunque un contesto realistico, felice e realistico, ma che in quel momento lei vive come una violenza fatta alla sua mente, ok? In Inside Out, quindi, se voi leggete la storia dal punto di vista di quello che avviene al di fuori della testa della bambina, c'è proprio il classico dramma dell'adolescente. Anzi, in realtà non è neanche adolescente, lei è pre-adolescente, che viene praticamente strappata da tutto quello che è la sua routine e viene calata in un contesto che non è più il suo e si sente una qualunque, senza nessuno di veramente. Non ha più punti di riferimento. Esatto. Tra l'altro, Ayla ha questo tipo di crescita. Sì, esatto. Ma scusate, ma il gioco è un'allegoria sullo sviluppo di una... Vi spiego, un po' come Zelda con l'adolescente maschio, è un'allegoria sulla maturità, sulla perdita dell'innocenza dalla parte di una donna. Non è sessualizzato, non per quello, no, però allora, nel senso che lo vedi, se
una storia è strutturata per, come si può dire, per raccontare un punto di vista più femminile. Non c'entra niente. No, è estremamente, il messaggio di Ela è un messaggio di estremamente universale, estremamente molto comunque è un'allegoria della maturità delle persone, del loro percorso, della perdita dell'innocenza e del fatto del distacco da quella che è ovviamente la la propria fanciullezza, la tua fanciullezza. Quando finisce questa avventura, Ayla è qualcosa di totalmente diverso da quella che hai conosciuto all'inizio. E qua, tanto è vero che nel mitico fumetto di inizio dell'ultimo capitolo, quando vedi Ayla, io ho avuto i brividi e mi è scesa, vi giuro, mi è scesa una lacrima. Cioè no, è una roba che non ho mai visto in se gioco. Voi, io l'ho giocato, ho fatto due giri. Anche. Aspetta, fammi finire Ale, scusa, vai. Perché il concetto devo contestualizzarlo, perché sennò Jack mezza sega, sì è vero, in questo caso sì, però... Non è mai vero. Quando, però, quella crescita, al contrario di tanti prodotti di intrattenimento come Inside Out che trattano questo tema, cioè... L'avete vissuta talmente in maniera talmente epidermica, perché voi avete fatto quelle scelte, voi siete stati presi e responsabilizzati da questa cosa qui. Ayla è la vostra, cioè voi vi sentite degli angeli custodi per questa Ayla, e quando la vedete, ma anche un po' dei boia in un certo senso, cioè non dei boia, dei sì, come se voi la giudicaste oltre che esatto, sostenerla, cioè voi la vedete all'inizio dell'ultimo capitolo e pensate a quello che avete fatto all'inizio, vi viene la pelle d'oca, è una cosa estremamente avvincente, proprio del tipo di come dire, di avvincente nel senso di proprio di legare a la vostra esperienza a questo feticcio che è, insomma, che è Ayla. E al di là di tutto, al di là del fatto che quante volte ci avete provato per arrivare fino lì, perché arrivare all'ultimo capitolo è molto dura a livello di gameplay, cioè se voi non barate, oltre il fatto che poi arriviamo anche a delle considerazioni più tecniche, è difficile, cioè sì, questo sì, è un gioco, è un solo difficile, sì, confermo, che parte prendendovi per mano e poi vi bastona a livello di gameplay, sto dicendo, quindi zero spoiler, vi bastona in un modo che voi, che un giocatore poco avvezzo potrebbe anche considerare ingiusto, però posso dire Ale, quando perdi l'innocenza, il mondo poi si rivela per quello che è, un mondo ingiusto, un mondo a tratti molto malvagio, un mondo infatti, pieno di pericoli. Quello che stavo per dire prima, vai, interrompendo scusami. Jack, era proprio che quando voi fate il secondo giro, come ho fatto io, tutto quello che leggete del primo capitolo è veramente una pugnalata, è veramente incredibile, cioè... Sapendo dove il gioco vi sta portando, quello che l'esperienza che avete fatto, rileggere il primo capitolo è veramente molto dura. Allora, al di là di queste considerazioni, che secondo me sono, cioè ripeto, io dopo Oddsworn pensavo di averle viste tutte, onestamente, dicendo, sono due robe diverse, ma a un certo punto, a livello emotivo, ho visto la vetta del gioco narrativo, cooperativo di ruolo, di battaglia, eccetera. E invece poi è arrivato questo Ayla, che ovviamente non è meglio di Oddsworn, è una cosa totalmente diversa, ma... È un formato solitario. Io pensavo di aver sviluppato, come dire, una specie di spelo sullo stomaco, ne ho viste veramente di tutti i colori. Eppure Ayla è proprio... È un prodotto geniale. Un prodotto geniale, ha delle trovate, un modo di raccontare la storia. Secondo me solo un orientale poi poteva arrivare a quel tipo di narrazione praticamente senza parole. Le carte che... rappresentano proprio lo svolgimento del gioco, hanno una frase in inglese, sì. a volte sono tipo due parole, l'immagine, le due parole e le scelte che ci sono sotto vi raccontano una storia che voi vivete nella vostra testa, cioè è tutto suggerito, sì. E da qui viene anche ovviamente la mia idea, cioè ve lo dico perché avendo studiato filosofia orientale ancora ai tempi dell'università, e la differenza maggiore con la nostra filosofia, che si basa sulla deduzione, è che la filosofia orientale si basa sull'intuizione, e quindi per quello ci sono le storie orientali, Sun Tzu, ci sono tutte le storie, le cosiddette storie zen, derivano da una filosofia che non ti spiega niente, loro ti racconti, fanno un'allegoria e tu da solo dovresti arrivare alla filosofia di base.
E questa cosa è molto presente in Ela, dove ci sono un sacco di suggerimenti, ma non c'è mai scritto niente. L'incredibile fumetto che c'è alla fine della quarta, alla fine del castello. Ok. È praticamente tutto immagini senza nessuna scritta. È fumetto, è come dire, distillato di fumetto e distillato di racconto per immagini in un modo, in una sintesi, cioè, incredibile. Tra l'altro, prima di affrontare la parte quella forse un pochino più di dinamica di gioco, dico solo una cosa: Eila non vuole mai trarti in inganno. Questa roba qua è bellissima. Se voi leggete ad esempio tutta la narrativa di Laukat, capita spesso che durante la lettura di un testo vi rendete conto che quello che porta alla scelta del bivio in realtà sembra, aspetta, secondo me Laukat vuole farmi fare questo. Sì, sapete, sì, quel retropensiero che avete leggendo certe robe. Certo. In Eila non è mai così. Eila ti dà l'immagine, mamma mia, e c'è in quell'immagine lì, può esserci un piccolo indizio, cioè puoi notare dei dettagli, sì, sì. E quando fai la scelta e poi magari ti vai a rivedere la carta, noti delle altre, certo, cose. Quindi lui ti dà frase secca, immediata, scelta anche quella molto diretta, e poi dai un'occhiata alla carta e devi immediatamente decidere cosa fare. E poi quando ti prendi del tempo per rianalizzarla, ti accorgi di determinate cose, determinati indizi che la carta ti dava. Ecco. In un contesto di testo brevissimo, poche righe, fatte tutte quante in modo incisivo, quella roba qua di Eila, allora, è straordinaria. Due robe, una roba, e due cose secondo me che sono però da puntualizzare. Uno, è un'esperienza estremamente intima da fare da soli, sì, anche perché il gioco proprio fisicamente vi propone una plancia che viene, come dire, proprio è indirizzata a un solo giocatore, sì, questa plancia tutta... tutta ricurva. Considerate 5 scenari da un'ora, un'ora e mezza, esatto, più o meno l'uno. Però il singolo giro, perché sì, è probabile che dovendo provare un singolo... Allora, ripeto, se barate... Ah, e vabbè, facciamo come se ho tirato 6. Metti il dito nella pagina come libro game. Ok, okay, vabbè. Può essere che lo finite. Però anche lì... Non giocatelo così. Dite, ok, al terzo tentativo vai avanti, per carità, ci può essere. Però... il problema di, tra virgolette, barare in questo caso è che barando si rischia di perdere delle cose fondamentali. Cioè il gioco assume che tu abbia passato dei determinati punti perché tu hai fatto delle scelte e hai preso delle cose, per esempio. Se tu quelle cose non le hai, poi rischi di rovinare i capitoli successivi. Per cui... fare finta, dice, ah beh, dai, facciamo finta che ho questo oggetto, sì, così sì, posso passare questa cosa qua. Io ho la spada di luce. Che facciamo che ce l'ho. E il problema è che vi rovinate il dopo. E piuttosto prendetevi del tempo, riprovate il capitolo, anche se ovviamente perde un po' di magia riprovare, perché io quando ho riprovato, questo è, bisogna dirlo, quando tu riprovi la seconda volta, hai visto quello che succedeva, e soprattutto i gamer avranno in mente un modo per meccanico per riuscire a svangarla, perché il gioco a un certo punto ti mette davanti a delle scelte veramente crudeli e tu dici, ah ok, allora farò così stavolta. E anzi, ci sono addirittura delle strategie, delle tattiche che sono molto da gamer e sono di combo, che ovviamente vanno, tra l'altro non è controllabilissima sta cosa perché gli eventi non avvengono sempre nello stesso ordine, cioè non è il giorno della marmotta, però potreste riuscire. Io per esempio ho, per passare le miniere, non è uno spoiler, c'è scritto miniere, terzo capitolo, sì, 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 per passare le miniere ho dovuto, che sono morto in un modo infame tra l'altro nelle miniere, al primo giro, al secondo giro ho fatto dei ragionamenti che mi sono serviti proprio, come dire, strumentali a passare, perché non riuscivo a capire come diavolo provare a finire questo capitolo, e ci sono riuscito, e quando sono riuscito, però massima soddisfazione gaming proprio. Quindi il primo giro è molto emozionale, il secondo diventa un po' più gioco, gestionale, un po' più gestionale, ecco, anche perché ripeto, le scelte non sono praticamente, questo è importantissimo, poi andiamo veramente a vedere un attimo come si gioca. Le scelte, questo è importantissimo, le scelte non sono praticamente mai scelta etica, scelta da uomo de merda. Per fortuna.
perché sono spesso scelte che tu vorresti fare la cosa che tu senti giusta, ma addirittura non puoi e dici: mi posso privare del cibo e questa notte muoio di fame per fare questa roba? Perché se io faccio questa roba e gli do il cibo, io non so se arrivo domani. Cioè, sì, sì, questo sì. È il tenore sì, delle sì, scelte sì. Che tu devi fare. Cioè, non è facile, perché tu dici, no, vabbè, ok, ne ho un casino, vabbè, gli do il cibo, non glielo do. No, cazzi miei, sono figo, non te lo lascio. E gioco da testa di cazzo, così, perché mi piace. Perfetto. Non c'è mai questo tipo di scelta. Sì, sì, questa sì. Scelta è, tipo, ho questa risorsa che mi sono... Ho un biscotto. Sono mezzo morto per aver sto biscotto. Arriva questo e vuole il biscotto. E io so che se gli do questo biscotto io stanotte perdo vita e domani probabilmente schiatto. Glielo do o non glielo do? Sì, sì. Cioè, è questo tipo di organicità sì. Dietro sì. Le scelte e che rende... se glielo do poi dovrò vivere consapevole di aver abbandonato esatto. Questa questo cosa. Tipo di dinamiche è quello che rende Eila una figata, perché la dinamica del biscotto è legata a una dinamica di gestione risorse. Stiamo cercando di non spoilerare in un modo ci sta, che è legata cioè. A un modo di gestire gli eventi sì, che il gioco vi mette di fronte. Se volevi elaborare un attimo su quella che è la strategia, cioè no, allora strategia, no, la parte gameplay. Di dinamica, magari la parte di gestione di risorse la lascio fare a te, la parte delle carte, perché tutto il gioco è comandato dal mazzo dello scenario. Questo mazzo è una composizione nata con utilizzando poi l'unione delle carte presente e futuro, quindi le carte blu e le carte rosse. La particolarità di Eila è che le scelte che voi fate portano a una conseguenza che può essere immediata o può essere una conseguenza futura, che prima o poi arriverà o magari non arriverà mai. Quindi voi fate una scelta e la carta viene posizionata o immediatamente nel mazzo che state sfogliando o dentro la situazione che potrà venirsi a pescare più avanti. Quindi la gestione del mazzo è proprio legato a ciò che voi state facendo all'interno dello scenario e all'interno della vostra storia. E comanda ogni momento della vostra partita. Poi a questo è associato la parte invece della gestione delle risorse. Voi avete una serie di risorse disponibili. Sono 6 possibili accumulabili durante tutta la campagna. Molto difficili da accumulare. Estremamente. Molto facili da perdere. Allora dipende. Ci sono dei capitoli dove delle risorse sono molto scarse a livello proprio tematico. Ci sono dei capitoli dove vi troverete un sacco di monete, per esempio. E dite, ma io all'inizio troverete molto cibo. In questo capitolo c'è una grande facilità nel fare monete e poi comunque si paga il conto. Sì, certo. Non spoiler in quale capitolo, ovviamente. La cosa interessante è che Eila si risolve all'inizio, poi si aggiungono poi cambia, altre sì, cose. Vabbè, diciamo che negli scenari poi si aggiungono delle piccole regole. Esatto, ma quello di fatto è voi avete 7 giorni per completare un obiettivo che può essere, non so, accumulare tot risorse in una banca e alla fine di ogni giorno potete prendere le risorse che avete, metterle sulla carta di fine partita e avete risolto. E quando avete fullato tutte le richieste della fine partita potete considerarvi vincitori. Questo succede ovviamente all'inizio. Per cui molto semplice, tutte cose abbastanza viste anche in altri giochi. Ecco, dal secondo capitolo, dalla Factory, praticamente il gioco, il libro delle istruzioni vi dice di girare una pagina e voi avrete le istruzioni specifiche per quel capitolo. Questo succederà nella 2, nella 3, nella 4, nella 5. Quindi avrete sostanzialmente degli scenari veri e propri con delle regole nuove e tutte le volte le regole sono fantastiche. Cioè una cosa... quando aprite il box delle miniere, cioè io Ale non so cosa no, dirti no cioè... Jack non possiamo no. Nel senso, non dico basta, niente basta dire una roba sola e hai rovinato sì, la sì, partita no, non, dico, non dico niente dico solo che tutte e quattro le avventure avanzate, la 2, 3, la 4 e la 5 hanno delle piccole variazioni che vi danno ovviamente gameplay che cambia, anche perché ripeto nella stragrande maggioranza dei casi questi capitoli dovranno essere ripetuti perché non ce la farete a vincerli alla prima, a chiuderli alla prima. Io alla fine ho giocato in 7 partite complessive, ho dovuto ripetersi io 2 volte. Ho fatto 7, ma una volta ho barato, nel senso che lo dico tranquillamente. A un certo punto ho detto facciamo che ho fatto 6, potevo solo fare 6 per sfangarla, non dico niente. E ho detto facciamo che ho fatto 6 perché non riuscivo fisicamente, non riuscivo a rigiocare il capitolo. Emozionalmente a rigiocare il capitolo, ho detto okay, facciamo okay. Che ho fatto 6, va. E, però ho fatto dei ragionamenti da gamer
pur in un, come dire, in una lavatrice emotiva mostruosa, mi sono dovuto anche fare dei ragionamenti da gamer in cui ho detto no, devo fare sta roba qua perché devo fare ste combo perché sennò non ce la faccio. Chiudo col discorso disponibilità. Allora, il gioco è letteralmente introvabile. Adesso la Yellow ha preso i diritti per pubblicarlo in francese. In realtà c'è già in giro la copia francese della Yellow. E in generale è prevista una ristampa, quando era stato annunciato circa un mese fa una ristampa del gioco che dovrebbe far tornare disponibili alcune copie inglesi, ma non so su che mercato. Quindi al momento non è molto chiaro come e dove potete trovarlo. Allora, Su Vinted ne ho trovate un paio, una sono riuscito ad acquistarla miracolosamente, tra l'altro tipo a 70 euro, no, 62 euro spedito. Il costo è abbastanza alto, anche in campagna costava 50 euro comprarlo più spedizione, all'epoca non era ancora partito il calcolo delle tasse, quindi era 50 più spedizione, e è effettivamente molto difficile da trovare in inglese. Allora, adesso vi dico un attimo l'aggiornamento sui prezzi. Allora, questo è un gioco che può essere tranquillamente rivenduto, cioè avete tutto, se riuscite a non, Ah, sì. a non spaccare niente con un pugno o a lacrimare rovinando il cartone dei materiali, potreste anche pensare di rivenderlo e quindi recuperare anche, magari perdendoci qualche decina di euro, potreste pensare di rivenderlo. Al momento, per esempio, con spedizione in Italia il prezzo minore a cui lo si trova è 83 euro spedito, ovviamente la versione inglese. 83 euro sono tanti soldi, però vedo che non è disponibile, quindi Sì. Occhio è una disponibilità virtuale. che la versione Ice Makes e l'altra versione inglese che è della North Star. North Star, ci Sì. sono delle differenze di materiali. Quella della North Star è stata aggiustata anche a livello di regolamento, ci sono un paio di correzioni Esatto, della parte cioè narrativa. se masticate il francese potreste prendere quella della Yellow che è uscita da poco ed è stata quella che ha reso anche Eila Un un fenomeno mondiale. candidato, al gioco dell'anno per la categoria intermedi ed è effettivamente intermedi. Tra l'altro, ripeto, quando l'ho aperto, ma io mi sento un cretino perché quando l'ho aperto ho detto, ah, che bello, mi piacerebbe far giocare la Daphne a questo gioco. Poi sono andato avanti e ho detto, fino a 14 anni, neanche di punto. Allora, il gioco ha in questo momento la versione inglese, la versione agosto 2023, ottobre 2023 quella tedesca, Sì, 2021 è quella dell'Ice Makes, quella quindi occhio quando le originale. cercate nei mercatini se è scritto 2021 è la versione dell'Ice Makes. Esatto, e invece quella 2023 è quella della North Star. Due note sull'autore, Jeffrey CCH, io presumo che CCH siano le sue iniziali del nome cinese, Jeffrey ovviamente il nickname fatto per gli occidentali, come succede spessissimo in Sì. Cina. E il gioco, io di lui avevo giocato solo Age of Civilization nel 2019, sempre dell'Ice Makes, che poi ho trovato in italiano a una pipa di tabacco Io AS. adesso ho provato il suo Terror Escape un paio di turni e E adesso Terrorscape, lo proveremo con Pendragon. esatto, Eh proveremo sì, con Pendragon questo Terrorscape, certo solo che certo Eila che e Terror sì, e Age of Escape Civilization, cioè è un po' cose eclettico un po' come eclettiche. Sì, artista, io come game designer. onestamente, e lo dico con il cuore aperto, qualunque game designer abbia minimamente voglia di impegnarsi in un gioco di avventura o di narrazione, deve assolutamente passare per Eila and Something Shiny. È una pietra miliare del gioco di questo tipo di giochi. È un gioco fondamentale che, secondo me, resterà come un classico underground fotonico. Ci sono delle discussioni su BGG, non andate, mi raccomando, a No, è pieno di vedermi. spoiler, È pieno ragazzi. di È spoiler. pieno di Io sono spoiler. andato dopo averlo È pieno di finito. fantiori. No, io E sono ci andato sono per. delle discussioni dentro che non sono da BGG, cioè c'è gente che ha veramente messo dentro se stessa e di più in quegli entry, e gente che non è stata anche, perché è stata, come dire, ferita da Sì, quello che sì, ha sì. Ho visto dentro sto gioco qua. fatto giocare mio figlio di E 6 anni. no, evitate assolutamente di giocare con bambini, secondo me, sotto i 12 anni. Perché è un'esperienza molto. Sì, non per un fattore di gioco, di Sì, non c'è game. niente di gore, non ci sono No, cose ma è assurde. perché poi dovreste spiegargli troppe E cose. soprattutto, ragazzi, sono andato a letto io col lacrimone, non ho dormito la notte, cioè io un bambino di 10 anni. Beh, Cioè, immagino che comunque da padre questo gioco qua sì, effettivamente colpisca dei punti anche sensibili. quello è veramente, veramente forte.
Se siete genitori, soprattutto di bambini, secondo me sotto i 10 anni, questo gioco qua ci rimanete sotto. Per cui queste sono le... Credo che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Siamo stati molto più lunghi di quanto pensassi. Ero convinto avremmo fatto un intervento breve, invece ci siamo fatti prendere la mano. Ma se merita, ragazzi. Secondo me, guarda, mi dispiace un casino. Questa è la mia top 10 di fine anno, c'è. Anche se non è un gioco di quest'anno, non me ne frega niente. Io lo metto, non importa. Comunque, banda, e te lo dico con il cuore aperto, mi dispiace tantissimo che non abbia potuto partecipare. Perché se avessi potuto partecipare a questa discussione anche tu, avremmo fatto un episodio monografico epico. Ma ti lascio la porta aperta se vorrai dire la tua dopo aver terminato la campagna, perché secondo me è un gioco davvero importante e lo vedrai coi tuoi occhi quando l'avrai finito. Tra l'altro, appunto, ripeto, non è un gioco dove devi metterti lì due mesi, no. Qualche serata, un po' di impegno soprattutto verso la fine, però sarà richiesta. E con questo Ayla e il Something Shiny. E adesso passiamo invece a Lorcana, banda. Ragazzi, sono passati 9 mesi dal lancio il 23 agosto 2023 del primo trading card game di Ravensburger, basato sul mondo Disney. Ricordiamo che Lorcana è un mondo alternativo al canone Disney, che prende i personaggi del canone, ma li ridisegna per far vivere loro altre storie che sono completamente fuori canone. Ecco perché Ravensburger ha ottenuto questa sorta di lascia passare per creare un intero universo espanso, un immaginifico, in cui si potesse utilizzare qualcosa sotto licenza senza però rovinare il materiale originale. Quindi tutte le storie di questo gioco sono completamente parte di una sorta di mondo parallelo a quello con cui siete cresciuti. Perfetto. Dopo 9 mesi faccio in questo breve intervento il punto della situazione, a fronte dell'uscita del primo set in italiano nelle terre di inchiostro uscito a marzo, ma soprattutto in vista... Questa puntata uscirà il 2 maggio, il 17 maggio dovrebbero uscire in negozi specializzati il quarto set, che è il ritorno di Ursula. La cosa interessante di questo set è sicuramente la modalità cooperativa, che, come Keyforge insegna, nei trading card game, quando la modalità cooperativa è fatta bene, e per esempio quella di Keyforge era fatta da Dio, comunque è sempre una modalità... Sai che non l'ho mai provata? È bellissima. Io l'ho provata tante volte con Claude e c'erano due scenari da fare, uno più bello dell'altro, quello del Kraken e quello dei tesori sommersi, ma erano sensazionali, bellissimi, certo. Bellissimi. E quindi ammetto che non ho ancora fisicamente provato il cooperativo, mi sono insomma documentato, penso che il materiale del cooperativo sarà disponibile dopo il 17 maggio, ma ho raccolto tutte le informazioni che potevo per spiegarvi un attimo come funzionerà. Domanda: il 17 maggio non è una data casuale? Secondo te riusciamo a fare una partita co-op? Dipende se riusciamo. Sì, probabilmente potrebbero effettivamente lanciarlo lì in fiera, però siccome Lorcana, come Star Wars Unlimited, come altri trading card game, sì, è legato ai negozi specializzati, non so se in fiera questa cosa sarà possibile, perché i negozi specializzati che aderiscono a un determinato programma di vendita del prodotto, quindi che sono proprio affiliati, cioè sono la filiera preferenziale di distribuzione del prodotto, ricevono il prodotto prima. Non so se in fiera lo vedremo, perché è una cosa che serve per premiare i negozianti, certo, che credono in questo progetto. Quindi se tu lo dai a tutti in quella data, ovviamente il negoziante specializzato potrebbe dire sì, ok, ma io in tutto questo, quindi sì, lì sono, diciamo, accordi tra Ravensburger e la sua rete di negozi di hobbistica che hanno creduto in questo gioco. Comunque, appunto, quello di oggi è, invece che un TCG lo chiamiamo un TG, invece che un TG lo chiamiamo un TCG non esploso con gli acronimi, non dico niente. Invece di un telegiornale, di un TG, TCG, okay, sul prodotto, sostanzialmente c'è una serie di micro news sul prodotto, che in pochi minuti cerca di fare lo stato, appunto, di fare il punto sullo stato dell'arte di Disney. Ecco, Lorcana. Tra l'altro, parlando di Modena, mi sembra, posso dire, incredibile che io, sai perché, scusa, non, è una cosa che dovevo dire prima, però sì, e si aggancia a Modena, me l'hai fatta venire in mente tu, e io
secondo te perché non ci sono, non c'è Ayla in italiano? E te lo dico io, perché c'è il primo capitolo che è talmente lontano da quello che sarà poi il resto del gioco, che quando tu lo porti in fiera, magari l'hai portato a Brandenburg, come lo si chiama? Comprano le famiglie a Norimberga, e lo fai provare, non so, al boss della casa. Questo legge, guarda e fa, ma io 60 bombe per un gioco per bambini coi bivi, ma neanche. E poi tu dici, vabbè, non l'hai portato, ok, non infatti questo è proprio un prodotto Kickstarter. Esatto, cioè. Questo è proprio un prodotto Kickstarter, qui bisogna crederci fino in fondo. Detto questo, banda, io onestamente spero di giocare la versione co-op. Sì, infatti sarà anche possibile giocarla in 4, perché in realtà il co-op è previsto per due persone con il kit, perché c'è proprio un kit con una sua narrativa e una sua storia in cui tu devi, diciamo, affrontare Ursula, ma spiego tutto nell'intervento. Però poi questo kit, che prevede due mazzi precostruiti, uno su Mulan e uno su Yen Sid, che è lo stregone della predista stregone, il vero stregone, tu puoi affiancargli due mazzi qualunque che hai a casa, sì, qualsiasi, anche precostruiti o costruiti da te, per poter giocare in 4. Ecco, per cui insomma vediamo come appena lo avrò in mano organizzerò sicuramente, sì, una serata di gioco per farvelo provare. Quello mi incuriosisce un sacco, quindi sì, vediamo come sì, verrà fuori. Sì, sì, vediamo. Ursula è uno dei cattivi più amati dell'universo Disney per mille motivi. Più amati, insomma, o più odiati? Più amati e un po', però diciamo è uno dei grandi cattivi dell'universo Disney, che ovviamente, come tutti gli universi fatti di una marea di film d'animazione, ha dei cattivi di serie A come Crudelia Demon, come, sì, Ursula, come Scar, ed è magari dei cattivi di serie B che ci siamo con tipo il maggiordomo degli Aristogatti. Aspetta, c'era il cattivo del topo Sherlock Holmes, non mi ricordo come. Insomma, ci sono tutta una serie di cattivi che noi ci siamo completamente dimenticati nel corso del tempo, perché ci ricordiamo sempre gli stessi, che sono i veri grandi cattivi dell'universo Disney. Vabbè. Allora, vabbè, Lorcana, banda. Che dire, vuoi lanciarti da solo? Lo stato dell'arte di Lorcana. A posto. Vai, banda. Così, vai. A quasi un anno dal lancio in pompa magna sul mercato internazionale, a due mesi dal lancio Nelle terre d'inchiostro nel nostro paese, il primo set completamente in italiano, a un mese dall'uscita Il ritorno di Ursula, il nuovo set in arrivo, come va a Disney Lorcana, il trading card game edito da Ravensburger? Partiamo dai freddi numeri. A oggi ci sono più di 170 negozi specializzati che si adoperano per fare community attivamente attorno al gioco. L'obiettivo è arrivare a 200 per l'uscita del quarto set. Col senno di poi, il lancio del first chapter ad agosto 2023 è stato un enorme successo. In Italia il prodotto sta andando molto bene. La recente uscita del gioco in italiano è stata accolta in modo molto positivo e ha sbloccato molti nuovi giocatori in precedenza frenati dalla barriera linguistica. Detto ciò, come sempre, anche per Lorcana i collezionisti e i giocatori pro mantengono una preferenza per le carte in lingua inglese. Ora, è impossibile generare un hype pari a quello del first chapter al lancio di ogni nuovo set, ma il gioco cooperativo contro Ursula e il circuito competitivo ufficiale in partenza avranno sicuramente grande impatto sul successo del quarto set in uscita. Lorcana sta diventando la prima esperienza nel mondo dei trading card game per molte persone, incluse ragazze e famiglie, che mai prima d'ora si erano avventurate in questo segmento dell'intrattenimento. Do per scontato che abbiate ascoltato lo speciale Lorcana uscito a settembre 2023, episodio 289. Oggi non siamo qui per esplorare nuovamente il gioco, ma per fare un breve punto della situazione. Meccanicamente, come siamo messi? Abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti? Abbiamo risolto almeno in parte quel problemino del pescare una carta per giocarne due, che dopo i primi turni lascia sempre i giocatori a top decare come bestie? Sì e no. Sì, perché è palese come il numero di personaggi, oggetti, azioni e luoghi che consentono di pescare, tenere e scartare carte sia aumentato sensibilmente. Il numero sempre crescente di permanenti che consentono di aumentare il numero di carte in mano nel turno, in aggiunta alla pescata, sicuramente aiuta a migliorare il gioco, ma nel complesso l'architettura alla base di Lorcana è orientata a mantenere una board pulita ed essenziale per non appesantire il gioco, non dilatare i downtime e non creare troppa interazione tra carte diverse per mantenere il gameplay accessibile a chiunque. Una nobile causa, direbbe qualcuno, ma a quale prezzo? Non posso che pensare a una scena stile boardroom meeting meme, con Ravensburger in fase di brainstorming con le più geniali menti del card game design del pianeta, che esclama furiosa: tutti i feedback dei nostri playtester dicono che al terzo turno i giocatori restano sempre senza carte in mano! Dobbiamo fare qualcosa! E Ryan Miller se ne esce con: facciamo che
O Kalium Mana o giochi carte! E Steve Warner a sua volta: raddoppiamo tutti i casting cost! Il terzo autore, invece, sconosciuto per ovvi motivi, avrà osato dire: beh, facciamogli pescare due carte al turno, e per questo sarà volato fuori dalla finestra del dodicesimo piano. E per quanto riguarda l'altro problemino relativo agli artefatti e al fatto che non ci fossero sufficienti carte per distruggerli, anche qui qualche passo avanti è stato fatto con l'introduzione di personaggi come Valvola, in grado di smontare e distruggere oggetti al ritmo di uno al turno, ma anche di recuperarne dagli scarti al medesimo ritmo grazie ad altri personaggi come Archimede e Pitagorico. E le nuove carte luogo introdotte nel terzo set invece funzionano tematicamente, meccanicamente parlando? A me personalmente piacciono per diversi motivi. Nel complesso sono belle da giocare, tematicamente interessanti, poiché sono carte location che ospitano fisicamente i personaggi in gioco, conferendo loro abilità di vario genere. Generano lore in modo passivo, accorciando quindi la durata media delle partite. E tutto questo senza appesantire troppo la board o il flusso di gioco e senza generare problematiche di timing o di interazioni tra le carte sin qui uscite. E la traduzione in italiano del gioco? È stata fatta con cura? La traduzione in italiano di tutte le carte è stata fatta bene a mio avviso, ma come ogni opera di traduzione, il wording che ne esce è sempre un compromesso tra quello che realmente deve fare la singola carta, una volta in gioco, eventuali giochi di parole in lingua inglese sacrificati sull'altare della patria, e traslitterazioni più o meno riuscite nel contesto Disney di riferimento. Tra tutti i termini possibili, prendiamo lore, il perno del gioco, tradotto in leggende, il miglior esempio per capire subito il livello di compromesso raggiunto in questa operazione. Lore, leggende. Beh, come lo avreste tradotto voi per mantenere intatti senso e denotazione? Sin e Bedeutung? E che si dice del nuovo set in uscita a breve? Una tempesta sta crescendo nel magico reame di Lorcana, un potente glimmer di Ursula, liberatosi dal grande Illuminarium, è finalmente pronto a mettere in atto il suo piano malvagio. Quanto può spingersi oltre la strega del mare pur di ottenere potere su tutta Lorcana? Il set Il ritorno di Ursula di Disney Lorcana arriverà nei negozi specializzati a partire dal 17 maggio, in tutti gli altri negozi e su disneystore.com a partire dal 31 maggio. Tanto tempo fa ho iniziato ad agitarmi. Il suo bofonchiare mi portava a preoccuparmi. Allo stesso suono della sabbia che va via. Quel talento è un fardello enorme. Le sue profezie dalle incomprensibili forme. La famiglia non capisce, non sa cosa sia. Tu sai cosa sia? Lui vive insieme ai ratti, lo saprai. Quando fa il tuo nome è tardi ormai. Sa quel che sogniamo, ride quando urliamo. Non si nomina Bruno, no, no, no. Non parliamo di Bruno. Detta così non suona proprio allegrotta, eh? Come avrete capito, il ritorno di Ursula introduce buona parte della famiglia colombiana Madrigal, protagonista del film d'animazione Encanto, uno dei più amati degli ultimi anni. Mirabel, Dolores, Felix, Giulietta, Luisa e soprattutto Bruno, il famigerato Bruno, protagonista del tormentone musicale per famiglie per eccellenza del 2021. Non si nomina Bruno! Il ritorno di Ursula, inoltre, introduce il gioco cooperativo nel mondo di Lorcana grazie al kit Illuminar's Quest Deep Trouble. Mi rifiuto di dirlo in italiano, tanto male suona, perdonatemi. E credetemi, il copy in questo tipo di giochi è sempre una figata pazzesca se fatto bene. Keyforge Docet. Ma come reffa Illuminar's Quest Deep Trouble? Il gioco vede gli Illuminars inseguire il malevolo bagliore di Ursula fino alla sua tana ai confini di Lorcana. Purtroppo Ursula si è preparata all'arrivo degli Illuminars intrappolando altri bagliori grazie al suo controllo mentale e causando disastri naturali per porre loro ostacoli apparentemente impossibili da affrontare. Sarà necessario tutto il talento e il lavoro di squadra degli Illuminars per impedire a Ursula di consolidare il suo controllo sul magico regno di Lorcana. Illuminar's Quest Deep Trouble include una nuova area di gioco in esclusiva per Ursula, due mazzi precostituiti, uno basato su Mulan e l'altro su Yen Sid, il grande stregone che compare nell'apprendista stregone, entrambi con carte dei primi 4 set Disney, e infine un feroce mazzo Ursula, feroce perché la strega del mare gioca secondo le sue regole. Illuminar's Quest Deep Trouble può essere giocato in solo o in due giocatori utilizzando i mazzi precostruiti inclusi, o fino a 4 giocatori utilizzando altri due mazzi qualsiasi. Illuminar's Quest offre 4 livelli di difficoltà. I giocatori potranno ovviamente modificare i loro mazzi per aumentare le loro chance di successo, modifiche necessarie per trionfare in modalità Nightmare. Infine, come siamo messi col circuito competitivo, tanto caro a banda? Gli Illuminars di tutto il mondo potranno presto competere nella Disney Lorcana Challenge, un nuovo circuito di eventi competitivi.
In partenza il 25 maggio, Disney Lorcana Challenge offre ai giocatori la possibilità di vincere premi esclusivi, tra tutti le classiche golose carte promo. Disney Lorcana Challenge sarà inaugurato con eventi ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti, e a Lille, Francia. Il circuito sarà caratterizzato da side event come i tornei Disney Villainous, già disponibili anche a Lucca Comics and Games, Gen Con e al PAX Unplugged del 2023. Morale della favola Disney Lorcana sin qui, amici. Il prodotto prosegue determinato il suo percorso nel mercato dei TCG, forte del suo IP Disney, più che delle sue meccaniche e della sua architettura non proprio originali. Generazioni di persone sono cresciuti con i film d'animazione Disney e pensando di buttarsi per la prima volta, senza paracadute, nel segmento dei collezionabili, oltre una certa età è meglio scegliere il salto con l'atterraggio più morbido possibile. A tutti i grandi eventi a tema giochi da tavolo o worldwide di questi primi 9 mesi, lo stand Disney Lorcana è stato letteralmente inavvicinabile e tutto il materiale di gioco è sempre andato sold out ogni singolo giorno di fiera. Quanto durerà questa fame per il primo collezionabile Disney? Ma soprattutto, chi vincerà la guerra civile insita in ogni trading card game tra giocatori e collezionisti? E rieccoci di nuovo, sono tornato qui con Banda e Ale. La mancanza del Duca l'abbiamo già sottolineata prima, però abbiamo detto già in apertura abbiamo la sua remoscia preregistrata, abbiamo la grande eredità del Duca con la seconda parte dell'intervento di The Witcher Old World, tutte le espansioni da non perdere, soprattutto. Esatto. Beh, ne avevamo già parlato anche settimana scorsa. È una, io poi ho scoperto appunto sul sito della Pendragon, che vi consiglio di andare a vedere, appunto ci sono anche quelle che sono in uscita confermate in italiano. Questo sì è un gioco che invece in italiano secondo me è uscito, e tra l'altro qui è uscito il Kickstarter totale anche in italiano, cosa che non succede spesso, vero? Infatti no, è uscito tutto quanto il materiale tramite Kickstarter, viene venduto a prezzi esorbitanti su qualsiasi piattaforma di vendita dell'usato, da eBay a Vinted, si parla dai 500 ai 700 euro e effettivamente c'è tutto quanto lo scibile. Adesso verranno poi pubblicati in retail, suppongo, quasi tutto, per una volta che la roba è tradotta non vedo perché non dovrebbe poi essere venduta. Non ricordo ci fossero espansioni totalmente esclusive, ma devo andarmi a ricontrollare la campagna, ma comunque Mac lo dirà sicuramente. Mac lo dirà sicuramente in intervento, e anch'io in realtà sono curioso di ascoltarlo perché io non le ho giocate tutte e vorrei capire se Mac ha giocato qualcosa che non ho giocato io, quindi vediamo cosa. Ma alla fine, Ale, posso dirti una roba? Adesso parliamo un po' dei cazzi nostri prima di lanciare Mac. Alla fine studiandoti Dragon's Dogma, vorrei capire se la tua opinione sul gioco... Dragon's Dogma o Dragon Eclipse? Dragon's Dogma è il videogame, scusate. Dragon Eclipse. Dragon's Eclipse. Che forse hai sbagliato ancora il nome, però vabbè. No, vabbè. Dragon Eclipse. Vorrei capire se alla fine, studiandotelo in maniera approfondita, oltre a quello che hai detto insomma settimana scorsa... Mi è tornata voglia di pleggiarlo, sarà questa la domanda, ma soprattutto mi sono reso conto che effettivamente quello che aveva detto Jack, cioè che la parte quella di gioco scenari era presente nel core game, lo confermo, è proprio così. E quindi c'è una bella fetta di contenuto, però in realtà avete sentito l'episodio, avete sentito il registrato, io purtroppo ancora no, per famoso temporale sempre più complicato, ormai siamo dentro un episodio di Loki praticamente. Esatto. Ecco, bene ragazzi, che dire, andiamo con la seconda parte di Old World e poi ci sentiamo per i saluti finali. Bentrovati. Come anticipato la scorsa settimana, l'intervento di oggi sarà interamente dedicato alle espansioni disponibili per The Witcher, il vecchio mondo. Nello scorso episodio, infatti, abbiamo analizzato insieme il gioco base ed una delle espansioni di cui comunque riparlerò brevemente anche oggi, ovvero The Wild Hunt, che rende il gioco da competitivo a cooperativo. Tutto il materiale di cui parleremo oggi è disponibile al momento esclusivamente in inglese per i backer della campagna Kickstarter. Tuttavia Pendragon ha già annunciato che porterà alcune di queste espansioni anche nella nostra lingua. Aspettiamo trepidanti di avere la conferma, ma posso già dirvi che a quanto pare la primissima che vedrà la luce nell'italico idioma dovrebbe essere Monster Trail. Di questa espansione nello specifico ne parleremo fra poco. Prima è doverosissima però una precisazione.
Gran parte del materiale di cui mi sentirete parlare oggi non è stato provato dal sottoscritto in prima persona, ovvero ho potuto provare alcuni pezzi dell'espansione, ho potuto cimentarmi grazie al prestito che Joe, che ringrazio nuovamente, mi ha fatto del favoloso malloppone All In proprio della campagna Kickstarter, però per questioni di tempo fisico e anche di tempo di gioco non ho potuto testare tutte le iterazioni che invece sarebbe possibile ottenere mischiando anche fra di loro le espansioni. Questo intervento, pertanto, non vuole essere un'analisi esaustiva di tutto quello che è uscito fino ad oggi per The Witcher Old World. Viceversa, vuole cercare di dare un po' una infarinatura generale a chi si avvicina al mondo di The Witcher, a chi magari è interessato a determinate cose, determinate modalità di gioco, e vuole capire di che cosa si tratta, cosa è contenuto in ciascuna espansione, per appunto capire se può essere adatto al suo stile di gioco o meno. Da questo elenco ho tolto le esclusive Kickstarter, dato che sicuramente non vedranno la luce sul mercato retail. È possibile che vengano magari rese disponibili durante qualche fiera, durante qualche offerta e via discorrendo, però dato che non aggiungono chissà che tipo di contenuto al gioco in sé, ho preferito semplicemente, diciamo, metterle da parte. Ve le cito ora in maniera che sappiate che esistano, però non saranno oggetto di una discussione, anche perché di fatto non c'è moltissimo di cui parlare. Nella fattispecie, le esclusive Kickstarter sono state la Lost Mount, che è la miniatura del cavallo sulla casetta, che si riferisce ad un meme generato da un bug del videogioco di The Witcher 3, dove appunto il cavallo, a volte il vostro cavallo veniva sostanzialmente bloccato sulla cima di una casa da un bug del videogioco. Appunto, questo è diventato un meme e ovviamente la Gombo ha deciso di inserirla come feature, diciamo, come cosa simpatica. Appunto, a livello meccanico vi permette semplicemente di spostarvi più agilmente per poi essere passata ad un altro giocatore, insomma una piccola cosa. Abbiamo poi la miniatura di Eredin a cavallo. Eredin è il super boss della Wild Hunt e quindi, diciamo, il mega boss finale, se vogliamo dire, del gioco, e qui è rappresentato appunto a cavallo del suo destriero. E infine abbiamo Ciri, che delle tre cose probabilmente è quella più interessante. Ciri, per chi non fosse esperto del mondo di The Witcher, è sostanzialmente la discepola di Geralt. Viene addestrata dal nostro Witcher dai capelli bianchi per diciamo riuscire a controllare un potere che lei possiede naturalmente. La sua storia è molto articolata, molto complessa, anche molto interessante, soprattutto per come viene narrata nel videogioco, e quindi non andrò a perderci troppo tempo. Ecco, se volete andatevela a vedere, perché comunque è una bella storia. A livello prettamente meccanico si tratta di una Witcher, quindi con tutto utilizzabile tranquillamente nel gioco normale, nel co-op, eccetera eccetera. A parte il fatto che è estremamente sgrava, detta praticamente di tutti, è un po' overpowered perché ha tutta una serie di poteri speciali che può utilizzare rispetto agli altri Witcher. Insomma, è, diciamo, se mi passate il termine, un po' giocare in easy mode con Ciri, ecco. Viene spesso citata come un ottimo modo per impratichirsi con il solitario, anche con alcune delle espansioni che rendono il gioco un po' più difficile, come vedremo tra poco, e pertanto, se siete interessati a questo tipo di esperienza, potete valutarne l'acquisto, tenendo presente il fatto che, essendo una esclusiva Kickstarter, il prezzo del singolo modulo è abbastanza elevato ora come ora sui vari mercatini. Benissimo, sgomberato il campo dalle esclusive Kickstarter, faccio un'ulteriore ripresa del discorso relativo all'espansione Wild Hunt, dato che abbiamo parlato anche di Ciri e quindi della modalità in solitario, cosa che Wild Hunt comunque permette di fare, oltre a trasformare il gioco in modalità cooperativa. Dico due cose giusto per fare un refresh. Nella Wild Hunt abbiamo appunto la caccia selvaggia, che si propone come avversario dei nostri Witcher, che a differenza del gioco base collaborano per sconfiggere uno dei quattro boss, l'ultimo dei quali appunto il famoso Eredin di cui abbiamo parlato prima.
Le meccaniche del gioco rimangono sostanzialmente inalterate, viene solamente modificato il modo in cui i mostri specifici della Wild Hunt, ovvero il boss e i cani, i segugi della caccia selvaggia, interagiscono con la mappa, si muovono su di essa, fortificano in alcuni casi i mostri già presenti sulla mappa e via discorrendo. C'è poi tutto un sistema di confronto finale con il boss che è gestito da delle carte specifiche, non si usano quelle dei mostri normali, ma di base l'esperienza meccanica è sostanzialmente la stessa. Ribadisco, in questo caso i Witcher collaboreranno insieme per arrivare allo scontro finale dopo 8 turni di gioco con il super boss, che dovrà essere sterminato in un unico lungo scontro che si protrae sostanzialmente fino alla sconfitta di una delle due parti. A questo punto direi che è arrivato il momento invece di avventurarsi proprio nella pasturona di questo intervento e quindi vedere insieme che cosa offrono le varie espansioni disponibili per il gioco. Partiamo dall'espansione di Skellige, che aggiunge letteralmente un pezzo alla plancia di gioco. Skellige sono delle isole del mondo di The Witcher che sono abitate da vari clan di commercianti, guerrieri, immaginatevi un po' come se fossero dei norreni, ecco, i popoli norreni del nostro mondo. In questa sezione della mappa vi sono tre nuove location: Ard Skellige, l'isola delle nebbie e Eina, e che è una zona totalmente nuova, tra l'altro proprio è stata aggiunta come lore a questa, per questa espansione, e quindi più spazio per viaggiare, oltre a degli eventi appositamente studiati per quando si vanno a visitare le isole. Ciascuna di esse ha associata, come nel caso delle location della plancia base, un'azione specifica che può essere effettuata quando vi si arriva con il movimento, cosa che non è così banale però, perché le navi per arrivare in queste nuove isole sono un numero limitato, pertanto non tutti potranno accedere contemporaneamente appunto a queste nuove location. Bisognerà un po' litigarsi gli spazi disponibili. Abbiamo anche, come già accennato, un deck di esplorazioni e di eventi dedicato a Skellige e poi un'aggiunta per quanto riguarda i mostri. Entra infatti in campo Dagon, una vecchia conoscenza soprattutto per chi bazzica il mondo lovecraftiano, che è un mostro sostanzialmente che può essere combattuto, una volta ovviamente che emergerà dalle acque per dare battaglia ai nostri eroi, in una location specifica. Anche qui quindi un encounter speciale sostanzialmente che viene messo a disposizione di chi utilizza questa espansione. Va da sé che la maggiore attrattiva di questa espansione è sicuramente il nuovo pezzo di mappa con relativi eventi e con relative azioni uniche. Si amplia il mondo di gioco, c'è più scelta, c'è più possibilità e tutto ovviamente va a vantaggio della longevità complessiva del titolo. Sempre nell'ottica di aumentare la longevità del titolo abbiamo l'Adventure Pack. L'Adventure Pack, come suggerisce il nome in maniera molto prosaica, semplicemente aggiunge tutta una serie di carte ai deck esplorazione ed eventi che ci permettono di aumentare le opzioni disponibili. Infatti una delle critiche che era stata rivolta al gioco base era che spesso, dopo parecchie partite, ci si trovava a giocare un po' sempre gli stessi eventi, si sapeva già quali erano gli output e via discorrendo. Questo Adventure Pack va proprio a colmare un po' questa lacuna e mette in condizione i giocatori, quelli che proprio farmano il titolo continuamente, di avere sempre cose nuove da fare, insomma, in un ambito ragionevole sempre di numero di partite. A questo punto direi che possiamo passare ad una delle espansioni più discusse in assoluto del gioco, ovvero l'espansione dei maghi. Come sa chi conosce bene il mondo di The Witcher, i maghi sono una forza importante di questo setting, non solo perché sono ovviamente maghi e quindi possono scatenare delle potenze sovrannaturali non indifferenti, ma anche per il loro peso politico. La scelta di inserirli all'interno del gioco è stata piuttosto discussa sia durante la campagna che poi sui forum di BGG e via discorrendo. Di fatto che cosa introducono? Ci sono quattro maghi tra cui è possibile scegliere.
ciascuno con la sua scuola di magia speciale, ciascuno dotato ovviamente di carte specifiche, carte azioni specifiche, e quindi poi di un mercatino specifico a sua volta. Non si vanno ad utilizzare le famose carte azione combo degli Witcher, perché il meccanismo che gestisce i maghi è completamente diverso. Per quanto riguarda le altre meccaniche, in realtà non cambia molto rispetto a giocare un Witcher, almeno da un punto di vista, ribadisco, meccanico, ovvero anche i maghi fanno esperienza come i Witcher, anche i maghi hanno 4 abilità, 3 delle quali sono combattimento, difesa, che in questo caso è saggezza e alchimia, più una abilità speciale specifica della loro scuola di magia. Va da sé che ciascuna di queste scuole funziona in maniera peculiare, con i suoi pro e i suoi contro, ma un'altra delle cose che viene introdotta in questa espansione è la presenza dell'energia. Dove infatti i Witcher avevano lo scudo per difendersi dagli attacchi dei mostri, il management che devono fare i maghi è legato all'energia per poter lanciare gli incantesimi. Ovviamente anche in questo caso il concetto di combo rimane inalterato, nel senso che anche i maghi possono concatenare gli spell tra di loro, esattamente come fanno gli Witcher. Ovviamente questo comporta un'attenzione nella costruzione del deck building, esattamente come vi ho spiegato l'altra volta, con l'aggravante, se vogliamo, che appunto la spesa di energia è un ulteriore fatto che va tenuto da conto mentre stiamo creando il mazzo per il nostro mago. Complessivamente c'è da dire che a livello di lore la presenza dei maghi in The Witcher Old World non è sbagliata, ecco, come sa chi conosce i romanzi e la serie. Tuttavia devo dire che data la differenza di gameplay, in più di un'occasione ho trovato dei commenti sfavorevoli nel fatto di dire mischiamo e giochiamo maghi con Witcher, nel senso che l'esperienza potrebbe essere un po' strana, ecco. Tutti quanti, la maggior parte delle persone di cui ho letto un commento rispetto a questa espansione consigliano di giocare o tutti maghi o tutti Witcher. Posto al fatto che, sebbene la giustificazione per cui i maghi dovrebbero voler sconfiggere i mostri, ovvero la raccolta di ingredienti speciali per i loro incantesimi, le loro pozioni e così via, funzioni di base, è un po' strano vederli come protagonisti principali delle vicende, ecco. Personalmente devo dire che già i Witcher con le loro scuole specifiche, con le loro abilità, le loro peculiarità, secondo me sono una parterre di opzioni più che sufficiente e più che dignitoso, ecco, per godersi il gioco. E parlando appunto di opzioni di gioco, entriamo nell'ultima parte dell'intervento, dove vi presento quelle che, a mio avviso personalissimo, sono le due espansioni più interessanti, quelle che anche solo possedendo il gioco base possono dare veramente un qualcosa in più. Stiamo parlando di Legendary Hunt e Monster Trail. Con Legendary Hunt sono messi a disposizione dei giocatori 7 diversi mostri leggendari, ciascuno con le sue peculiarità, un suo mazzo di azioni specifiche e via discorrendo. Se ne sceglie uno che sarà presente fin dall'inizio della partita sulla plancia di gioco, si muoverà e causerà degli effetti alle varie location in cui andrà, diciamo, a portare la distruzione. La cosa più importante però è come cambia le condizioni di fine partita, perché per vincere, un Witcher dovrà sconfiggere il mostro leggendario a duello. È inutile specificare che questi mostri sono estremamente forti. Gli sconvolgimenti che portano sulla plancia durante il loro percorso, durante la partita, sono piuttosto interessanti e cambiano anche la visione di gioco a lungo termine, senza contare il fatto che, avendo ciascuno di essi delle abilità speciali che vengono attivate quando si combattono, tutto diventa estremamente più tirato, più teso, e anche la preparazione per un mostro piuttosto che un altro deve essere fatta con molta molta attenzione.
Ecco, questa è un'espansione che si sposa secondo me perfettamente con la modalità solitaria, in quanto l'idea proprio del Witcher che va a cacciare la creatura straordinaria è secondo me alla base proprio del lore di questo mondo. Basti pensare a tutto quello che fa Geralt nel videogioco, appunto, che è per la maggior parte delle volte cacciare da solo dei mostri terrificanti. L'espansione usata in solo mode permette anche di settare il livello di difficoltà tramite semplicemente la scelta di determinate carte nella composizione del mazzo del movimento del mostro e quindi di adattarlo alle vostre necessità. C'è da dire che questa espansione è molto amata dai fan che la considerano sicuramente una grossa introduzione, un bel modo per cambiare gli obiettivi finali del gioco e quindi di rinfrescare un po' tutta l'esperienza. E dato che stiamo parlando di rinfrescare l'esperienza, aumentare la longevità e via discorrendo, l'ultima espansione di cui vi parlo, non per importanza ma perché anzi ci tenevo che fosse in coda all'intervento proprio perché la ritengo probabilmente la migliore in assoluta del lotto, è quella di Monster Trail. Questa espansione introduce nel gioco base una marea di materiale aggiuntivo, ma con il grande pregio di poter essere utilizzata a moduli. Ci sono tante cose, adesso le vedremo, ma possono essere usate indipendentemente l'una dalle altre. Partiamo con la cosa più eclatante, ovvero una nuova scuola per Witcher, la scuola della Manticora. Anch'essa dotata ovviamente della sua miniatura, le sue carte di partenza, le sue carte trofeo e via discorrendo. Viene introdotto un nuovo mostro, ovvero il troll, che va ad aggiungersi al parterre di creature già disponibili. Tuttavia è sul fronte delle carte che abbiamo l'arricchimento maggiore. Vengono introdotte le action card uniche, che sono una carta azione speciale peculiare per ciascuna scuola di Witcher ed eventualmente per ciascuna scuola di magia nel caso usiate i maghi, che va aggiunta allo starter deck, al deck iniziale delle vostre 10 carte azione standard. Sul fronte Witcher vengono introdotti due elementi che per chiunque abbia giocato il videogioco fanno parte, diciamo, dell'arsenale disponibile a ciascun Witcher, ma che nel gioco base non erano stati inclusi, probabilmente perché altrimenti il numero di carte e quindi il costo e così via, la complessità anche, sarebbe stata troppo alta per una scatola base. Fortunatamente sono state reintrodotte con Monster Trail e sto parlando delle bombe e dei mutageni. Le bombe fanno il paio con le pozioni, nel senso che ogni qualvolta durante il gioco ci è concesso di pescare una pozione, una carta pozione, dobbiamo immediatamente decidere se pescare una carta pozione, ovviamente, oppure scartare una carta pozione o una moneta d'oro per pescare la prima carta del mazzo bombe. È possibile trasportare 4 pozioni e 4 bombe e durante un combattimento possiamo decidere di utilizzare un valore combinato di pozioni e bombe che sia uguale o inferiore al nostro livello di alchimia. I mutageni invece, che sono proprio delle mutazioni che i Witcher sviluppano grazie al loro addestramento e grazie alla loro fisiologia particolare, vengono introdotti quando il Witcher passa di livello. Normalmente come premio, diciamo, si andavano a pescare nuove carte azione, tuttavia in questo caso se si utilizza il modulo dei mutageni si vanno a pescare 3 carte mutageno, se ne sceglie una e si rimescolano le altre 2. Questo vuol dire che dopo alcuni livelli si ha un bel numero di carte mutageno e questo cosa ci permette di fare? Ci permette sostanzialmente di avere più scelta durante gli scontri. Sono tutte carte che ci tornano molto utili quando andiamo in combattimento. Sempre sul fronte carte possiamo aggiungere anche 40 nuove carte azione avanzata. Le carte azione avanzata introducono dei nuovi effetti nelle nostre combo, nel nostro mercatino. Ci sono carte che hanno azioni, abilità passive, carte che devono essere scartate, distrutte per poter essere utilizzate, carte che ci fanno tirare un dado e in base al risultato fanno un effetto e ancora carte che possono garantirci degli effetti speciali quando viaggiamo. Infine, l'altro modulo eccezionale introdotto da Monster Trail è sicuramente quello legato alle debolezze dei mostri e ai loro attacchi speciali.
Con questo modulo si vanno a utilizzare delle carte speciali per tenere traccia delle abilità dei mostri e soprattutto delle loro debolezze. Sono inseriti in gioco una serie di token, chiamati appunto token debolezza, che i Witcher possono raccogliere durante la loro esplorazione del mondo di gioco. Queste forniranno dei bonus durante il combattimento con uno specifico mostro. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, sappiate che possono essere dei grossi vantaggi. Non è più come prima, semplicemente che raccogliendo le tracce dei mostri si poteva partire prima durante il confronto con le creature. In questo caso si hanno proprio dei vantaggi pratici nel raccogliere questi token e poi spenderli durante un combattimento. Per quanto riguarda invece gli attacchi speciali, sempre la carta e queste nuove carte giganti del mostro raccolgono 4 attacchi speciali e un attacco passivo aggiuntivo, che sono cose totalmente nuove rispetto al gioco base. Anche queste vengono attivate da delle nuove carte combattimento, appunto special attack card, che vengono inserite all'interno del mazzetto del mostro e possono generare degli effetti dirompenti. È molto interessante soprattutto le passive, gli attacchi passivi, perché danno veramente brio agli scontri e rendono molto più peculiari i vari fight, tanto che si può decidere appunto in base anche a come si è skillato il proprio Witcher se affrontare un certo tipo di mostro piuttosto che un altro. Ecco, questi ultimi due moduli sono in assoluto tra i fan favorite dei giocatori di The Witcher, perché danno una bella scrollata ai mostri della scatola base, che altrimenti risultano tendenzialmente un po' piattini. Soprattutto dopo varie partite si comincia a il sistema base, diciamo, comincia a mostrare un po' la corda, comincia a diventare un po' poco interessante. Invece, con l'introduzione di questi attacchi speciali, dei token debolezza e via discorrendo, è tutta un'altra musica, ve lo posso confermare. Perché con questo modulo ho avuto modo di fare alcune partite e devo dire che funziona molto bene e dà un bello spessore alla sfida. Molto bene, con Monster Trail si conclude sostanzialmente la nostra overview su tutte le espansioni fin qui uscite per The Witcher Old World. È il momento di fare un recappino. Come ho detto all'inizio, non ho avuto modo di giocarle tutte, ho cercato di informarmi il più possibile, di guardare gameplay per rendermi conto della bontà o meno di tutte le espansioni, però in sincera sincerità credo che se ce ne fosse una sola da comprare, tolta Wild Hunt, che comunque inserisce la modalità cooperativa che a non tutti piace, ok, quindi quella è dedicata soprattutto, anzi esclusivamente direi, ai giocatori che amano questo tipo di modalità, ecco. Per invece i puristi del genere, ovvero chi vuole giocare The Witcher solo competitivo, io credo che Monster Trail sia la scelta numero uno, ma tra l'altro ben staccata poi dal resto. Personalmente, avendo solo il gioco base, visto che Pendragon pare porterà proprio Monster Trail come prima espansione tradotta in italiano, ve lo dico sinceramente, al 99% me la comprerò, perché ritengo inserisca una quantità di nuovi moduli, di gameplay, proprio di ciccia da in cui affondare i denti al gioco base, che è impagabile rispetto al resto. Secondariamente però devo dire che anche Legendary Monster è notevole, pardon, Legendary Hunt è notevole. Ci sono questi mostroni giganti da combattere che aggiungono un grado di sfida veramente notevole. Ho visto alcuni gameplay veramente tirati fino all'ultima carta dell'ultimo scontro e soprattutto la cosa bella è che questi mostri si muovono e intervengono sulla mappa, cioè danno degli effetti che poi permangono e che quindi obbligano i giocatori a diventare molto più smart, molto a cambiare proprio il loro mindset rispetto al girovaghiamo per la mappa serenamente facendo la nostra esperienza, arrivando belli blindi allo scontro finale. Benissimo, direi che con questo è veramente tutto per le espansioni, le molte espansioni di The Witcher Old World. Per qualsiasi altro dubbio, domanda, richiesta, vi rimando ai nostri soliti canali. Io sarò ben lieto, per quanto possibile, di offrirvi la mia competenza per fugare qualsiasi dubbio.
Eccoci qua, abbiamo dato tutto anche questa settimana con un intervento un po' speciale in apertura. Poi... mi aspetto un'ora di intervento di Mac io, non so perché, ma secondo me almeno 45 minuti li farà. Il tuo com'è andato, Banda? No, perché... no, in realtà... me l'ha già mandato, eh. 7 minuti, sì. Una cosa del genere, sì. Ok, e Mac ha dato, noi abbiamo dato, abbiamo tutti quanti dato tantissimo, abbiamo fatto questo episodio veramente in un ritaglio di tempo che non ci sarebbe dovuto nemmeno essere. È un miracolo che siamo fuori anche questa settimana, date tutte le sfighe, le vacanze eccetera, in attesa di, se non è passione e determinazione, esatto. Questa in attesa di, vorrei farmi un episodio. Sai cosa farei io se fossi un Patreon davanti a questo grado di determinazione, sì, e passione? Alzerei il livello di Patreon di uno step. Anche io. Tu no. No, abbiamo fatto veramente i salti mortali per questa settimana. Dito che abbiamo bisogno di soldi per prendere, sì, per l'upgrade hardware. Esatto. Direi che comunque l'effort di questa settimana è stato notevole. Però insomma ce l'abbiamo fatta, dalla prossima settimana secondo me si torna tutti e quattro insieme con un attimo più di calma e poi insomma... C'è il monografico settimana prossima? No. C'è quello pre-Modena? No. È un episodio normale e poi c'è il pre-Modena, ci sarà un episodio, poi c'è il post-Modena e poi c'è il monografico. Un po' il monografico. No, aspetta Banda, sì. Allora c'è un episodio normale. Sì. Abbiamo già mandato in confusione tutto. Sì, il 9 maggio. Normale, 9 pre-Modena. Maggio c'è un episodio normale, poi c'è il pre-Modena. Sì. Poi c'è il Modena. Poi c'è quello che facciamo a Modena. E sì, poi c'è il monografico. E poi c'è il monografico. Perfetto. Eh sì. Va bene. Il monografico, sì. Sì. È che non possiamo dire il nome. No, è vero. Ci stiamo lavorando alla grande. Bene, quindi sì, tante sorprese, tanti giochi, tante novità, tante avventure. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. E uno da Ale. Grazie a tutti amici, e come sempre. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao.